Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. È finito? No. Oh, è arrivato il pacco time! Il pacco per te! Dai, iniziamo subito così a peruccio. Allora, sto mese devo recuperare due loot crate. Tra l'altro per colpa tua non ho fatto la presentazione, vabbè, lasciamo perdere. Dicevo, sto mese ho recuperato due loot crate, cioè non è che le ho recuperate, me le hanno portate due insieme perché il mese scorso si è persa. Quindi una è di febbraio e l'altra di... marzo? No, gennaio penso. Di marzo non è ancora arrivata? Penso di no. No. Marzo? No, una è di febbraio e una è di marzo. Ok. Ok, e quindi direi come al solito di unboxare. Poi c'è scritto l'indirizzo, non facciamolo vedere. E visto che oggi sono generoso, sono un dio generoso, tu potrai sceglierti una loot crate e ti regalerò tutto quello che troverai qua dentro. Sì! Mi sono anche vestita a tempo. Allora, quindi boh, scegli tu. Una è un po' più alta e l'altra è un pochino più... Ma io bassa. Con la grande. Ok. Uno, due, tre. Ok. Tu hai più bella la scatola. Però mi sa che tu hai più bello il contenuto. Ok, io ho dato una sbirciatina, direi che posso richiudere. Vuoi cambiare il pack? No, lo tengo per me. Va bene, allora direi di iniziare con il tuo, che c'è sto scatolone con una testa Lego di Batman. Food container. Alright. Mio. Non lo so, dipende. Sì, teoricamente se fossi onesto in base a quello che ti ho detto dovrei darti tutto. Penso sia un contenitore per il cibo fatto a testa di Batman. Credo sì, carino, qua c'è tipo una guaina. Ti non è che devi portare già subito tutto. Ci metti dentro la pasta asciutta. No, la pasta asciutta. Cioè. La pasta asciutta. Poi, cosa abbiamo? Oh mio Dio, cosa ho visto qua? Ma tanto è mio. Ma tanto, vabbè. Poi la maglietta, che è un blueprint del Megazord, penso. Se sì, Power Ranger. No, ma te la tieni. La maglietta con il Megazord e il Power Ranger, molto figa. È tutto visto. Poi questo che mi fotterò io, che figata. Il fan pack di Lego Dimension con Cyborg. Mi è andato abbastanza di culo perché Cyborg è uno dei pochi set che mi mancano su Lego Dimension. Quindi questo poi lo apro e me lo monto con gusto. Cos'è sta roba? Secret of Key? Unlock the Mysteries. Non lo so, c'è un cartoncino scritto Unlock the Mysteries. Sembra tipo... non è che sono tipo quei cose tipo dei siti degli incontri segreti. Non lo so. Vuoi tradire la tua donna? No. Vieni su Secret... Loot Crate barra Keys. Non lo so. Cazzatine comunque. Poi abbiamo... la spillettina del mese. Che ci ricorda che era la Loot Crate di... in febbraio. A tema... costruzione. Build. Con il Megazord dei Power Ranger. E infine... questo me lo tengo. Ok, questo tieni. No, e infine quello che penso così che siano dei magneti per il frigorifero a forma di pezzi del Tetris che poi tu monti. Bello. E ci fai le tue cose. Mi tagliato! Oddio! Sangue! Guarda! Ma non è vero, ma smettila! Se muoisce sangue te lo spiace. Ti faccio il segno tipo Mufasa con Simba, tipo. È tutto rosso! Ma è rosso, ma non è... ma hai fatto malissimo! Ho rischiato di morire! Vediamo qui ti bacio la bua. Oh, adesso andiamo. No, no, aspetta. Che? È montabile. Sì, vabbè, ma qua ci mettiamo 15 anni. È montabile, fa il robottino. Ma basta, siamo pianeta. Adesso tocca a me, è il mio momento. Non mi oscurerai. Devo diventare io la regina del ballo. Tra l'altro, cioè... già uno apre, si trova un T-Rex come scatola, tanta roba. Ok, abbiamo un metal die cast di Wolverine, quindi penso sia in metallo. Questo spiega anche il peso di 15 kg di sta roba. La puoi mettere tipo fermaporte. Vediamo. Tra l'altro c'era Wolverine, Magneto, Ghibli, un altro Wolverine e Colosso. Oddio, io se c'è una cosa che odio sono i... vabbè, rimarrà così. Comunque abbiamo questo Wolverine di metallo che è un po' strabico in realtà. Sembra che ti guardi... sembra una gallina, però... boh, va bene, dai.
ce lo facciamo andare bene. La maglietta, attenzione. Poi, sta per spaccare tutto, abbiamo la maglietta di Overwatch, penso, con scritto Primal Rage e lo scimmione di Overwatch, di cui non mi ricordo assolutamente il nome perché non gioco ad Overwatch. Bella, molto, molto carina. E non mi buttare la merda in mezzo alla cosa. Poi cosa abbiamo? Un apri bottiglie con il faccione di Predator. Questo è utile per aprire le bottiglie. Ma dai, anche questo è metto, questa era la scatola della pesantezza, tutta roba in metallo che pesa 15 kg. A te non serve a niente, pertanto non bevi birra, è una persona triste. Allora, non diciamo queste cose in video. È una persona triste. Io non è che non bevo birra. Se c'è da bere la bevo, però. Ma quanto meno tu mai visto bere birra? Stiamo insieme da una settimana, cosa vuoi? No, non è vero, stiamo insieme da quasi 10 anni. Non l'ha mai bevuta. Non è vero. Io è perché preferisco un super alcol. Poi fa passare a me magari, per l'ubriacona. Magari una cochina fresca fresca. E tu poi. Ma stai zitto, mi rimane poi il coso pastoso in bocca. Comunque, qua abbiamo già il. All'Octoberfest ci sono dovuta andare con mia nonna, per farvi capire. Non è vero, non date la retta. Vabbè, il volantino qua lo vediamo dopo, perché giusto per confermare che è la scatola del metallo, questa è proprio una figata, abbiamo la targhetta in metallo da Jurassic World che informa che la rete è elettrificata perché ci sono i dinosauri. Questa me la metterò fuori appesa dalla camera. E poi elettrificherò la porta perché bisogna fare le cose fatte bene. Ripeto, molto 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 figa. E infine delle mutande. Delle mutande. Non so, ci sono delle mutande. Perché con non ci sono, non so, ci sono le mutande con un limone che volevo, non sarebbero state male. Qui abbiamo il solito il solito Deplian con riepilogo e tutte le cose, la spillettina che è molto figa, che ci ricorda che il tema di non vedi che era marzo? Della Primark. Scatola era tema Primal, non Primark. Primark. Vorrei dirvi che sono vestita totalmente Primark. Dovrebbero fare la loot crate di Primark, che apri come tipo una shopper card da 100 euro, il pigiama di Chewbacca. Comunque questa è la spilla del mese, che penso sia una mega citazione a Watchmen con gli artigli di Jurassic Park, eccetera. E poi qui abbiamo la scatola. Ma questo lo vuole il mio nome. Ma scusa, la scatola qui, guarda, c'è un dinosauro, fa in T-Rex. Quindi farò le magie del taglio e del montaggio, quindi. Mi è piaciuto. Scherzavo, ci vogliono le forbici, troppo tempo, troppo sbatti, non c'ho voglia. E ma è poi bello fa. Da vedere. No, non è bello, perché è per farle fini, farle fini tutte le scatole è che bello giro. Da che ci metto 15 anni a farle, a girarle e a fare le costruzioni, poi finiscono buttate da qualche parte, si impolverano, poi arrivano. Boh, basta! No! Comunque. Ma era carino. Io volevo il velociraptor. Ma non è un T-Rex. Volevo il T-Rex. E quindi niente ragazzi, anche per questo mese abbiamo spacchettato la Loot Crate. Ringrazio la mia ragazza che è stata praticamente obbligata a partecipare a questo video. E io vi ricordo che potete acquistare la Loot Crate nel prossimo mese con il codice sconto NMP. Lo trovate anche scritto qui sotto, il link che dove cliccare per avere la Loot Crate con lo sconto. E niente, io sono stufo, ho girato un video al giorno questa settimana e sto dicendo da una settimana sono Andrea, benvenuti in questo video, seguitemi sui social, le sapete queste cose, basta, cioè, dopo un po' basta. Quando vi vedete su Facebook, Twitter e info, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Io non ci volevo venire! Perché l'hai aperto? Sarà bello!